Partita importante, come tutti i derby, molto sentita dalla squadra e dagli allenatori. Siamo arrivati in questa partita non benissimo, purtroppo dopo 5 partite comincia a sentirsi il peso del campionato. Abbiamo parecchi infortunati, tra l'altro questa settimana abbiamo avuto anche parecchi ammalati e quindi non siamo pronti al 100% sicuramente, anche gli americani non sono al massimo. Però l'adrenalina è forte come in tutti i derby e penso che i ragazzi ce la metteranno tutta come al solito. Finora abbiamo fatto un buonissimo campionato, i ragazzi sono carichi, sono gasati, penso che daranno il massimo anche oggi e speriamo di portare a casa anche questo derby. Oggi è una partita molto importante come ogni derby di Milano, è una delle partite più storiche del campionato italiano, ci teniamo moltissimo a fare bella figura. Non solo per quello chiaramente, ma puntiamo decisamente ad andare playoff e le possibilità per poterci andare stanno diminuendo settimana dopo settimana, quindi poniamo molta speranza in questa partita e speriamo di fare il nostro risultato pur rispettando gli avversari che hanno un'ottima posizione in classifica. Cercheremo di fare il meglio per portare a casa bottino, insomma bottino pieno.
You come around with your pretentious crap. You ask me what to carry. Man, you should be slapped. È stata una partita molto tirata, 12-13 il punteggio dice già tutto. Purtroppo ci è mancato ancora una volta il centesimo per arrivare a fare il milione. Speriamo di riuscire a toglierci la soddisfazione in stagione. Dispiace perché era alla portata, perché la difesa ha fatto una partita stratosferica come dall'inizio del campionato e ogni volta riusciamo sempre a far quella cosina in meno di quello che dobbiamo. È stata una bellissima partita, combattuta, dall'inizio nessuno sapeva chi poteva vincerla, penso che abbia vinto quelli che ci hanno messo più cuore, noi ce ne abbiamo messo tanto, anche se il nostro attacco ha subito parecchio, la nostra difesa ha tenuto bene la partita e siamo riusciti a segnare e portarci avanti e con cuore li abbiamo tenuti fino a mantenere il risultato sul 13-12 che per noi vuol dire tanto e siamo molto contenti. Siamo qua a questa partita che è la classica partita di do it or die perché ci giochiamo i playoff entrambe le squadre. Settimana per noi veramente molto difficile col cambio del offensive coordinator. E siamo pronti e carichi per giocarci il tutto per tutto per quello che può essere questa stagione. Oggi abbiamo un impegno molto difficile con gli Hawks a Reggio Emilia. Cercheremo ovviamente di replicare il risultato dell'andata che è stato a noi favorevole, ma ci sono delle difficoltà oggettive, siamo in un momento piuttosto critico dal punto di vista sia del numero degli atleti che dal punto di vista tecnico, in qualche modo abbiamo delle difficoltà, però stiamo ovviamente cercando di superare questo periodo e oggi potrebbe essere l'occasione giusta per ridare, diciamo, una scossa al gruppo e al campionato. Don't do-
gun was by the side. Bella partita, il punteggio non ci ha visto tanto fino alla fine nella partita, ma era la partita che dovevamo assolutamente vincere, sia noi che gli Hawks ci stavamo giocando questi playoff. Non siamo scesi in campo probabilmente sin dall'inizio in modo forte come avremmo dovuto, specialmente in attacco. Al contrario, la nostra difesa ha fatto un'ottima partita, secondo me. Questo sport, il football soprattutto, si vince solamente se si gioca come squadra. Oggi gli Hawks hanno giocato meglio di noi, quindi il risultato è stato a loro favore. Una lunga trasferta, insomma, non è stata la partita più comoda per noi, però il campo ha dato il risultato finale. Tutto qui. Basically this game definitely was an outcome, you know, of a good win, basically. So for us this week, we was just focused on definitely stopping the quarterback of 10 who got hurt in the first half. But now, when they brought in 11, you know, things changed. But we kept, you know, safe with our defense and kept to the plan. And the turnout was really great, came out with the win. So that's very, very happy about that. For next week, now the focus is for Parma. After this game, it's happy, it's over. Now we go to the next one, get ready for the playoffs and make it a good one. Siamo pronti per la stagione 2013 dei Panthers Parma, direi che abbiamo allestito una squadra anche quest'anno assolutamente competitiva, riteniamo. Parecchi nuovi acquisti, parecchie partenze anche, partendo dai nuovi acquisti che a questo punto voglio dire fanno parte della famiglia, quindi sono più importanti dei partenti. Cominciamo ovviamente dagli americani, quindi abbiamo preso un running back ricevitore, Ryan Christian da TCU, giocatore molto molto veloce, molto affidabile, ex pro alla Canadian Football League, dove ha vinto la classifica come miglior ritornatore di kickoff. Poi passiamo al ricevitore Jared Castetter da Washington State, nonché con un'esperienza nello squad team dei Detroit Lions prima di arrivare da noi. Mi piacerebbe dire, insomma, che è venuto da noi rifiutando i Detroit Lions, però non è così. Giocatore potenzialmente devastante, da cui ci aspettiamo grandissime cose, molto molto carico. E il terzo, un linebacker, Ben Johnson da Northwestern, giocatore anche lui molto fisico, molto veloce, un trio direi di tutto rispetto. Abbiamo mantenuto come ruoli, insomma, quelli che sono i ruoli base degli americani che abbiamo avuto in tutti questi anni, quindi speriamo che di ripetere il tutto. Un buon gruppo anche di italiani nuovi, a cominciare da Cristian Mattarei, giocatore che può giocare in linea d'attacco, in linea di difesa, proveniente dagli Hawks, nonché Medardo Zanetti, giocatore d'esperienza che proviene dai Seaman, che può dare appunto quel contributo di esperienza in più. E
poi Gabriele Ghirotti, me lo stavo dimenticando, ma in realtà no, un ragazzo molto giovane, ricevitore che viene dai Doves, da cui io mi aspetto belle cose, perché secondo me è un giocatore molto, molto interessante, che può fare molto. In più c'è il ritorno da segnalare di Gavesi, un altro ricevitore che potenzialmente, a mio parere, potrebbe essere uno dei migliori ricevitori della Lega. Speriamo quest'anno possa esprimere tutto il suo valore. Vogliamo venire al finito del campionato più forte dall'inizio. Ogni settimana è un'altra sfida per noi. Comunque c'è questo anno un nuovo squadra. Abbiamo ovviamente nuovi giocatori, nuovi americani. Comunque speriamo che la mentalità di nostra squadra insieme cresce tutte le settimane. Questo è il nostro obiettivo, specialmente all'inizio. Hello, I'm Ryan Christian. I am from Fort Worth, Texas. I played football at TCU, Texas Christian University, and now I'm here in Italy. Being able to play and carry on my football career, I'm super excited about this season. We got a big game coming up with Bolzano Giants, and it's going to be a tough game. We just got to stick to what we know and win the turnover battle, and I think we'll do great. But I'm really glad to be here in Italy. I'm excited to experience the culture and the people, and I just really appreciate just the coaching staff and Ivano for just bringing me over here and allowing me to keep playing football. And I'm just very grateful, and I thank you. God bless. All right, ciao a tutti. Ben Johnson here. Came from Chicago, Illinois. I went to Northwestern University. It's a little bit north of Chicago. I played linebacker there. Have a great opportunity to come over and play in Italy with some incredible Americans. All the guys on the team, really just incredible people. You know, people that I'm learning from. Italian is not a language that I know, but definitely a culture, a language, and just a beautiful people in general that I'm excited to learn and, you know, grow from. You know, I'm really excited about the Parma Panthers and the success that they've had in the past couple of years, and really excited to be a part of that. So, thank you. Ciao, my name is Jared Carstetter. I'm from Washington State University. I live in Seattle, Washington, and I play wide receiver this season for the Parma Panthers. The most excited thing I am to come over here is because the team's been so good in the past, and to have the experience to live in Italy has been awesome. We spent Easter down in Rome, and I've traveled around to different places, and it's such a beautiful city, and I love the team, and I love the fact that we've won championships before, and it's always hard to do that again. So to come over here and to try and do it for a fourth straight year is a challenge, and I'm really excited about that. It's a shame.